Dopo la diffusione in rete del trailer del programma di Rai 3 Report che darà voce alle critiche sul caffè napoletano, l'assaggiatore triestino ora fa marcia indietro. Dopo la polemica innescata dall'assaggiatore triestino che aveva giudicato negativamente la qualità del caffè napoletano, c'è una parziale marcia indietro rispetto a quanto detto e già anticipato in rete con il trailer del programma di Rai 3 Report che il 7 aprile a quelle critiche dedicherà un servizio. Gianni Occhiello. Ma cosa hai messo nel caffè? Eh sì, forse è proprio difficile, almeno per noi comuni mortali, sapere cosa c'è nella tazzina. Non è così per Andrei Godina, esperto assaggiatore, membro per l'Italia dell'Associazione Europea del Caffè. L'espresso che si beve a Napoli per lo specialista triestino non è affatto buono. Acido, legnoso, addirittura rancido. Voto 3,5. Per me un caffè, anche se ha uno solo di queste caratteristiche difettate, è un caffè che non può avere la sufficienza. È bastata qualche anticipazione della trasmissione di Rai 3 Report che andrà in onda il 7 aprile, in cui Godina formula giudizi severi sul caffè di alcuni bar, anche rinomati della città, per scatenare un mare di polemiche. Ma ora Godina ci tiene a precisare, a sbagliare sarebbe stata la trasmissione della Gabbanelli. Quello che a me dispiace è che appunto il promo, il trailer che il Bernardo Iovene della trasmissione Report ha deciso di montare e di pubblicare abbia estrapolato un pezzettino. L'idea, e sicuramente di fondo, non era screditare il caffè di Napoli nella sua interezza, ma è fare un'analisi, una fotografia di quello che è lo stato del sistema Caffè Espresso Italia in questo momento. Se c'è un vero...